On air, eccoci! Siamo Olè, ciao! in diretta con la splendida Alice Arcuri per questo nuovo episodio di Granelli la serie. Ciao Alice! Ciao, buongiorno a tutti! Grazie Buongiorno, grazie mille per aver accettato il mio invito. a te! Vedo dei quadri stupendi dietro di te, ma c'è una Sì! storia dietro a questi quadri, nel senso sono quadri di famiglia oppure sono semplicemente comprati? Perché sono molto No! molto belli. No, allora, questo qui è un quadro di famiglia. Questo invece, che credo potrebbe essere uno degli oggetti che prenderei dalla casa se dovesse prendere fuoco, cioè porterei lui. In realtà è una coperta, di Piacenza, di Riccardo Piacenza, che era di mio suocero, l'abbiamo fatta incorniciare. Io la metto sempre in un posto della casa, abbiamo cambiato un po' di case, dove la possa vedere bene, perché mi mette mi rilassa. Ispira, ma C'ho che cosa scritto alla te. sembra la neve, la Russia, non lo so, che cos'è? Sì, è un paesaggio secondo me americano, Americano, perché c'è scritto Carver, Oyster House, no, è bellissima, vero, molto rilassante, hai mi ragione. riappacifica. In più gli omini che ci sono dentro sono tutti felicissimi. Uno pattina, l'altro beve, uno mangia, cioè è Allora, un paese di gente allegra. Eccomi. bene, bene. Allora, Alice, diciamo che questa giornata è partita alla grande perché sei subito in un articolo spettacolare del TV Serie Se Canzoni, che praticamente è uno dei miei giornali d'infanzia, nonché il Anche il giornale di mio. televisione e di spettacolo per eccellenza, diciamo, in Italia, che si prova ad avere ben due paginone spettacolari con questo articolo. Ora mi chiamano Vipera Bionda, ma io ci Beh, rivo su. anzitutto stamattina ho mandato mio marito a comprarlo e poi ho subito girato a mio padre, mia madre, mio fratello, che sono tutti veramente, sono felici come una banda di messicani. No, è bello, guarda, veramente è una soddisfazione, sono cose Direi. veramente, sì, è la parte più vanitosa del lavoro questa, quando vedi gli articoli su di te, però mi fa piacere Certo. molto. Certo, anche perché tu vieni da anni e anni di teatro, ne hai fatto tantissimo da quando eri piccolissima, hai esordito, se non sbaglio, a 18 o a 19 anni. Sei preparatissimo, Vedi? Sì, vabbè, porca certo. miseria. Eh sì, vedrai. Sì, io ho avuto una grande fortuna, anzi due grandi fortune. La prima è di essere entrata in una scuola veramente ottima e la seconda è di aver avuto la possibilità da giovanissima subito di fare delle protagoniste in teatro. E devo tutto al mio maestro che si chiama Marco Sciaccaluga, che è mancato l'anno scorso, il quale è stato il primo a 20-21 anni a darmi la possibilità di fare una protagonista in un testo che si chiamava L'agente segreto di Conrad, in cui ero in scena praticamente per 2 ore e 45 e quindi mi ha dato veramente questa Maserati da guidare. Avevo preso la patente Vent'anni, l'altro vent'anni. ieri. È Bello. Ma dove, stato, questo a sì, a Genova? Perché tu sei di Genova, Genova. nata Io e cresciuta a Genova, sono, hai fatto la scuola del esatto. Campo Stabile, che è una, insomma, delle più prestigiose in Sì, Italia. sì. E hai sempre voluto fare l'attrice, perché appunto su Granelli la serie parliamo di passioni, parliamo soprattutto di come perseguirle le passioni, che è la cosa più difficile in assoluto, però bisogna crederci e con la costanza e la determinazione e lo studio si arriva da qualche parte sempre, insomma. Serve il talento chiaramente, però il talento senza coltivarlo, senza studiare, senza ricercare il lavoro, perché poi la parte più importante di un attore è proprio la ricerca del lavoro, non si arriva da nessuna parte. Quindi parlami un po' dei tuoi inizi, della tua infanzia. Hai sempre voluto fare l'attrice? No, assolutamente no. Proprio ho un punto di vista un po' maschile sulle cose, tendo a prendermi poche responsabilità in linea generale e soprattutto su questa cosa, nel senso che io sono cresciuta in una famiglia dove c'era una vena artistica molto profonda, perché mia nonna dipingeva, mio zio era uno scultore, un'altra zia, una famosissima pianista, eccetera. Quindi mia madre mi portava all'opera, si ascoltava musica, però vengo da una stirpe, da una genia di Medici. Il mio bisnonno è stato uno degli infettivologi più famosi e importanti d'Italia. Mio nonno è stato primario di malattie infettive e tropicali.
Mio padre è un chirurgo che faceva trapianti di rene e pancreas e mio fratello un maxillofacciale. Perciò io ero convinta che avrei fatto il cardiochirurgo. Era una mia grandissima passione. Ero passata da veterinario a cardiochirurgo, ma sicuro la medicina sapevo che avrebbe fatto parte della mia vita. Poi mi hanno diagnosticato un problema all'anca che si è scoperto poi essere una malformazione congenita, tiravo di scherma a livello agonistico, ero molto brava e in questo periodo un po' di buio, combo adolescenza, combo un carattere veramente non tanto facile, un po' selvatica, mia madre mi ha preso per un orecchio e mi ha portato a fare un corso di teatro. E lì è arrivata questa epifania, questa specie di richiamo della foresta, non saprei come chiamarlo, sì, una specie di imprinting primordiale perché il teatro e poi la recitazione, ma il teatro soprattutto ha a che fare col corpo a 360 gradi, perciò quello che provi, l'adrenalina che provi prima di entrare in scena, che poi si mischia alla paura, quindi se avessi un bottone per l'autoespulsione nello spazio, lo schiacceresti, in realtà se affronti quella paura poi hai una scarica di gioia, di endorfina così profonda, questo è stato un po' la prima cosa che mi ha L'imprinting, conquistato. quindi diciamo è tutto Sì. merito di tua madre, È che tutto secondo merito di me mia si sarà data madre. poi negli anni successivi delle flagellate notevoli, perché il tuo sogno era quello di diventare cardiochirurga, la dinastia da cinque Sì. generazioni, diceva mannaggia a me che l'ho portata a fare questo corso di recitazione, però poi alla lunga, insomma. Sì, no, in realtà per loro era anche meglio così, perché veramente la vita del medico è una vita di sacrifici immondi e in più avrei fatto una specializzazione veramente tosta. Io mi ricordo mio padre che non dormiva le notti dopo che faceva i trapianti, quindi diciamo che a livello di salute psicofisica il nostro lavoro, sì, racconti delle storie, è un lavoro che comunque ha una funzionalità anche collettiva, politica, se vai a vedere, no? Personale. Però il medico è Tu veramente tosso. saresti stata portata per la medicina a livello caratteriale, perché poi bisogna essere Sì. portati. Cioè, sei una. Sì. Io ho un controllo delle emozioni abbastanza radicale, nel senso, poi sono una persona molto emotiva, molto sensibile, fragile, romantica, non ti porti fiori e cioccolatini, romantica in senso wagneriano, cioè sento la natura, sento le cose. Però nei momenti di pressing non perdo mai, come diciamo a Genova, la ciabatta, cioè sono una specie di macchina da guerra e Diciamo, questo credo. nei momenti di necessità calmi tutti i bottoni, sei lì Sì, pronta a risolvere l'emergenza. abbasso il battito cardiaco e respiro e credo che questa peculiarità che ho mi arrivi dallo sport, cioè dall'agonismo. 6 anni Di di sport. mantenere, sì, di mantenere l'obiettivo, di ascoltarsi e soprattutto di chiudere tutti i terzi occhi che ti si aprono del giudizio, dell'ansia da prestazione. Poi mi vengono dopo, cioè prima faccio le cose e poi dico, cazzo, quello è il momento in cui potevi veramente spaventarti. Quindi c'è una parte di, come dire, di anche, sì, di questa essere un po' selvatici, cioè di essere un po' indomabili. Però concentrata in una grande precisione, in una grande capacità di concentrazione. Grandioso. Allora, guarda, di questo e di molto altro del tuo personaggio di Cecilia, che io amo particolarmente, però insomma, poi ne parleremo diffusamente subito dopo la Sì. sigla di Granelli. Sigla. Eccoci, siamo ritornati. Eccoci! Che stai facendo? Stai giocando? No, tutti i Ah, Didò di mio figlio. che belli! Una seconda infanzia, guarda, quelli che appunto Sì! quando eravamo piccoli non apprezzavamo fino in fondo e poi da grandi, Tra esatto. l'altro è bravissimo perché quando era piccolino mischiava i colori, che è una roba che ti fa impazzire perché poi diventano tutti marroni. Invece adesso li tiene belli separati, quindi ogni tanto ci gioco anch'io. Quanti anni ha tuo figlio? Poi non Ne ha entriamo. 7.
Mazza, Sette. Grandicello, Sì, quindi è grandicello. l'hai fatto proprio da giovane, diciamo, come generalmente bisognerebbe fare i figli, quindi insomma, Sì, 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 te lo sì. godrai alla grande. Bene, quindi diciamo famiglia appunto di medici da cinque generazioni, tra l'altro tuo nonno infettivologo, quindi sostanzialmente si ritorna un po' al ruolo che appunto interpreti in Doc 2 e soprattutto tuo nonno sarebbe diventata una celebrità dei media oggigiorno. Voglio dire, Sì, sarebbe stato. l'avremmo visto a porta a porta, E avremmo visto vuoi, il e non telegiornale. Ah, solo. sì, Senti un po', tu sei credente, cioè tu pensi che tutta questa generazione di medici sia lì a guardarti in Doc 2 oppure non ci pensi tanto? No, io penso che no, sono credente in parte, sono. Sì, credo in qualcosa, devo ancora chiarirmi un po' le idee. Ho una spiritualità abbastanza forte che a volte cerco di mettere da parte perché sono anche molto cinica, però credo nelle costellazioni, cioè credo come dire, nei bagagli che ci sono stati dati un po' alla Marquez, cioè quelle storie Laureliano Bondia, ti porti dietro le storie del tuo passato, perciò devo dire che sicuramente la medicina scorre potente nella mia famiglia. E con la medicina si intende anche come dire, una passione verso l'uomo, cioè una passione verso l'umanità, e quindi legata anche alla letteratura. Cioè, in parte, non so, come dire, la medicina collega. Poi ci sono stati grandissimi medici che hanno scritto, come Bulgakov, e anche Chekhov. Come dire, ci sono delle storie, e credo il successo di Doc sia anche basato su questo. Adesso sto sviando la domanda, ma è interessante. Parla veramente dell'uomo, racconta delle storie appassionanti, interessanti, quotidiane, semplici. E questo è il potere della medicina. L'empatia del medico che non deve mancare mai, Sì, cioè, molte sì. volte si pensa che appunto il medico, soprattutto quando si occupa di medicina interna o di chirurgia, debba essere freddo, debba essere distaccato, debba considerare i medici un po' come, cioè i medici, i pazienti un po' come dei numeri, come delle diagnosi, un po' come sta iniziando, diciamo, il tuo personaggio di Cecilia, appunto molto, molto un po' cinica, un po' distaccata, che affronta la situazione a livello pragmatico più che empatico. Tutto, ah. Eccola. Ah! No, no, Sì. ci vai. No, Dimmi. sì, no, che okay. Il mio personaggio, ahimè, come dire, fa parte di quei medici un po' all'americana, un po' it's a matter of fact, no? Non possiamo farci niente così. Un po' sicuramente si comporta così a causa del suo vissuto, del suo personale che si scoprirà. È un po' un lupo solitario. Non è abituata a lavorare in un'equipe, non è abituata a vivere in un clan, non è abituata ad avere una famiglia, non so come dire, e quindi già umanamente ha delle difficoltà. Dal punto di vista medico è una virologa, perciò, come dire, il rapporto che ha è oggettivo, è con degli oggetti e più con i vetrini al suo laboratorio, Certo. e quindi è più improntata alla statistica, che è uno dei primi esami che dai a medicina, tra l'altro. Quindi, come dire, poi sì, farà delle scoperte, però quel tipo di medico esiste. Cioè, è È un po' la ovvio. mentalità orrida di ne sacrifichiamo, ne sacrifichiamo 100 per salvarne 2000. E poi guarda, ti dirò, il bello di questa seconda stagione di Doc è proprio il fatto che non c'è una visione corretta e una visione scorretta. E questo si è già capito un po' dalla prima puntata, perché essere troppo empatici può portare ad altre difficoltà e ad altre problematiche nel rapporto medico-paziente. Essere troppo distaccati chiaramente porta ad altre difficoltà. La perfezione non esiste nella vita, ma la perfezione sarebbe appunto un giusto mix, diciamo, tra Esatto. il tuo personaggio e quello di Luca Argentero, Sì, una sostanzialmente. specie di minotauro. Sì. Esatto. Infatti, tanto vero che non è così scontato patteggiare per l'uno o per l'altro, non è così scontato che la gente ti odi a prescindere, perché comunque tu dici delle sacrosante verità, come l'esordio del tuo personaggio che è stato stratosferico e lo vorrei far rivedere in questa Vai. brevissima.
Riccardo, hai chiesto un consulto in fettivologia? Sì, ma mi hanno detto che l'unica disponibile è una mezza matta appena arrivata, che è un po'... Si riferivano a me? Dottoressa Cecilia Tedeschi. Riccardo Bombegno. Dove posso esaminare il caso? Forse queste precauzioni sono un po' esagerate. Mi avete chiamato per un sospetto virus, giusto? Se è così, qui dentro potreste essere tutti contagiosi. Ok, ci segua. Un esordio alla grande, mascherina, guanti, e ti dirò che io a febbraio 2020 ero esattamente come il personaggio di Cecilia, cioè andavo al lavoro in ufficio con la mascherina, quelle mascherine che si trovavano, perché ovviamente a febbraio 2020 non si trovavano da nessuna parte, quindi andavo tipo, prendevo quelle mascherine proprio per operai. Sì, quelle che hanno i bocchettoni. Le prime mascherine, andavo così, la gente mi derideva, però io ero abbastanza terrorizzato da questo virus che circolava. Beh, certo. Esatto. Quindi questo scontro proprio di rapporti, della gente che appunto ti ride in faccia e tu che appunto giustamente dici mi avete contattato per un sospetto virus, cioè per questo in realtà sareste tutti probabili contagiosi. Contagiosi. Come l'hai vissuto il febbraio 2020? Ma gennaio, no. Insomma tra gennaio. Ma guarda, non saprei, nel senso che... Avevi il sospetto che questo virus sarebbe arrivato prima o poi, oppure non sì. Ci pensavi? No, io ero... Mi ricordo che ero a Milano quando uscivano le notizie così e mio padre appunto mi aveva telefonato e mi ha detto è un po' folle pensare che siamo salvi, inteso che viviamo nella parte del mondo che non è mai stata toccata da una malattia infettiva così virale, potente. Cioè è nella storia dell'umanità. La peste nel Medioevo, l'epidemia delle patate in Irlanda, i sentirsi sempre solidi su alcune cose, comandare la natura, è una cosa un po' folle. E mi ricordo che aveva detto, tanto finiremo per prendercela tutti, però ci saranno dei problemi enormi. Io ero abbastanza tranquilla, nel senso che poi sono molto fatalista. Certo, ci sono stati dei momenti in cui ho avuto veramente paura, ma veramente paura. Mi ricordo che andavo bardata a fare la spesa. Io sono andata a fare la quarantena a casa dei miei genitori che vivono fuori dal centro, in cui c'era un silenzio meraviglioso, ma anche vuoto, e ogni tanto passavano gli elicotteri per vedere se sulla costa c'erano persone sulle barche. Sembrava una guerra suburbana, sì, l'apocalisse. Poi in realtà questa cosa mi ha portato, cioè il Covid su di me ha avuto degli effetti collaterali veramente importanti. Ho fatto un viaggio a ritroso dentro a me stessa, ho mollato tutto, ho smesso di vedere le serie, mi sono concentrata sulla lettura, ho fatto tantissime altre cose, quindi in realtà dire che mi ha insegnato qualcosa è stupido, però ne ho approfittato per questo stop, per guardarmi un filino dentro, con la ed calma. È quello che secondo me abbiamo fatto un po' tutti, cioè questo fermare gli armeggi, questo capire che in realtà siamo tutti, oggi ci siamo e domani non si sa. Esatto. Siamo tutti, non siamo nelle mani di Dio. Bravissima, e soprattutto appunto il lockdown e quant'altro ci ha fermato effettivamente, ci ha fatto capire tante cose. I tuoi genitori, appunto entrambi medici, no, sono entrambi no, medici. No, mamma no. Solo gli maschi. Ah, solo i maschi, proprio patriarcato all'ennesima potenza, benissimo. Tuo papà lavorava durante la pandemia oppure era in pensione? No, mio padre era in pensione, però è riuscito a tornare dall'Africa per il rotto della cuffia, facendo delle cose folli, perché per 4-5 mesi all'anno, anzi 6, però splittati in due, insomma, in due versi, cioè ci va una volta, poi fa una pausa, poi torna, in due tempistiche diverse, ecco, va in Africa a insegnare ad operare, a operare in un posto abbastanza dimenticato da Dio, e perciò... Sì, lui è tornato dall'Africa e insomma, è andata così. L'hai vissuta un po' in ansia, diciamo, soprattutto nei confronti di tuo padre, quel periodo? Sì, assolutamente, è stato molto spaventoso. Poi, insomma, è mancato un suo collega quando era lì, no,
stata una situazione abbastanza importante, diciamo, sì. Bene, che poi tra l'altro si rivedrà anche in alcuni flashback di Doc 2, appunto abbiamo già visto qualcosa nelle prime due puntate, immagino quelle siano state le scene più difficili da girare, quelle tutti bardati, si è respirata proprio empatia con i medici e gli infermieri e tutto quello che hanno vissuto durante la pandemia e che purtroppo stiamo continuando a vivere perché non ce ne siamo liberati di questa pandemia, la stiamo iniziando a controllare, ci stiamo convivendo ed è quello che faremo nei prossimi anni, però insomma in maniera sempre più tranquilla. Sì. Vacciniamoci soprattutto. Sì, per... sì, io l'ho fatto ieri la terza dose. Bravissima, vedi? Effetti collaterali mi sembra zero, cioè sei più no, bella. No, ieri, grazie. E tu sei paraculo uguale. No, vabbè, mi fa un po' male il braccio, ma come se mi avessi tirato un pugno, un tiratore di box, proprio il resto ho dormito 12 ore stanotte. No, sto bene, dai, sì. Assolutamente. Dai. Anche perché queste sono giornate molto impegnative, appunto, devi diffondere il verbo di Doc 2, anche se in realtà non ce n'è bisogno, perché un successo come questo, penso da 10 anni, dalle prime stagioni di Don Matteo, non lo so, da Montalbano, non si vedevano sì. 8 milioni, 7 milioni di telespettatori sì. davanti alla televisione. Più di Sanremo. Più di Sanremo, esatto, a livello diciamo. Di share. Più del 30% di share, sono cifre esorbitanti ed è stato tra l'altro molto molto carina anche la conferenza stampa che avete organizzato proprio a ridosso della prima puntata, siete andati tutti all'Ambrosiano, insomma a questa ricostruzione dell'ospedale e facciamo vedere proprio un pezzettino piccolissimo molto carino di presentazione del tuo personaggio. Vai. Facciamo delle visite un po' particolari e dove oggi vi faccio conoscere i nostri due nuovi medici che sono Cecilia e Damiano. No, scusa Andrea, ora non posso. No, se hai bisogno di una mano puoi chiedermi. Ok, quando avete finito mi raggiungete in sala medici? Sì, va bene. Okay. Lei è molto professionale, lui molto paracuro. Veramente un evento. Oddio. Odiosa anche nella presente, scusa adesso proprio non posso. Però è quell'odioso che è simpatico, cioè non è proprio l'odioso stereotipato, si percepisce che ha una storia dietro, che ci sono delle motivazioni che la portano a comportarsi in questo modo, che ha delle ferite che secondo me piano piano nel corso della stagione si scopriranno, e quel personaggio veramente sfaccettato che tutti gli attori amerebbero interpretare. Secondo grazie. Me. No, è così. Ma ritorniamo appunto agli esordi di Andy. Quindi diciamo, primi spettacoli, 18-19 anni, le baccanti di Oridipe, diciamo di Oridipe, ok. Poi la partitella, insomma, tanti ruoli importanti, subito iniziato come protagonista degli spettacoli teatrali a 18-19 anni, però ti sei anche laureata in lettere moderne, giusto? Sì, lettere moderne, indirizzo storia del teatro. E ho avuto anche un momento in cui, dando un esame di filosofia estetica su Heidegger, mi ero innamorata della filosofia, ho detto vabbè, poi mi prendo anche la laurea in filosofia. Poi, anche durante la pandemia, ho detto ok, adesso basta, mi iscrivo a psicologia, oppure faccio la triennale, oppure faccio quello quell'altro, poi in realtà tra il lavoro, la famiglia, eccetera, poi non riesco. Però non è detto che non mi prendo un'altra specializzazione, perché comunque studiare mi piace alcune cose, cioè quelle che dico io, no? Vabbè, non era... È quella sana curiosità che ti spinge alla conoscenza, insomma. Sì, poi devo dirti la verità che non era l'università un piano B, nel senso che i miei genitori mi hanno detto fai qualsiasi cosa, prova a fare qualsiasi cosa, però una laurea la devi avere per te. E comunque avevano ragione, e in parte avrei comunque voluto farlo io da sola, in autonomia, perché appunto lavorando in teatro con persone molto più grandi, cioè io avevo 20 anni, ho lavorato con attori che ne avevano 40, 50, parlavano, cioè il summit cerebrale, neurologico, le cose che venivano dette in quel momento durante le prove a teatro, scontrandosi contro dei poeti illuminati, io non mi volevo sentire in difetto, volevo che ci fosse sotto un cervello
con nozioni, non so come dire, non mi volevo far trovare impreparata. In questo periodo c'è stato un momento di esitazione, ci sono state dei momenti in cui hai pensato di mollare la carriera d'attrice per dedicarti ad altro, oppure non ci hai proprio mai pensato lontanamente? No, no, ho avuto dei momenti molto bui, mi è caduto il pongo. No, no, ho avuto dei momenti molto bui, credo... Quanti anni avevi più o meno? Beh, tra i 25 e i 26. Mm-hmm. Tra i 25 e i 26 stavo lavorando, ma più di marchionne, cioè proprio lavoravo come una pazza insistentemente, una produzione dietro l'altra, ruoli giganteschi, eccetera, ma... sentivo che non andava bene qualcosa, non riuscivo a individuarne la causa. Secondo me, col senno del poi, c'era sicuramente degli sviluppi interiori come artista che dovevo fare. Io detesto la parola artista, ma non ne saprei utilizzare un'altra, come attrice. Cioè, dovevo fare... essere scelti così giovani, con delle responsabilità così grosse, in una città che comunque è difficile, in un ambiente dove comunque... è come se avessi fatto uno scarto atletico pazzesco, come la Romanenci, cioè così giovane, e allora vinci, 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 e quindi anche giudizio degli altri molte volte mi arrivava alle orecchie, no? Perché lei non se lo merita, comunque chissà che cosa avrà di così speciale. Insomma, mi portavo dietro questo peso e forse mi ero un po' impigrita, cioè mi ero seduta vagamente sugli allori. Sentivo che c'era qualcosa che non mi faceva volare. Perciò in quel momento lì mi ricordo che dissi, cioè mi confrontai spesso con le persone a cui voglio bene, dico non sono contenta, ma insomma, ma lavori, cioè come se il lavoro per noi attori, quando lavori le cose devono andare bene comunque, non so come dire. C'è anche è una bella prospettiva questa, perché la prima volta che un ospite, un attore, mi parla proprio della complessità del lavoro... del lavoro, appunto, come dicevi tu, la maggior parte degli attori dicono vabbè, lavori, ti va tutto bene, perché la problematica principale di un attore è quello di lavorare, di procacciarsi il lavoro. Invece tu lavoravi tanto, ma non andava tutto bene, ma sentivi che... No, non andava tutto bene, perché comunque l'arte, cioè il teatro è un'arte veramente complessa, difficilissima, ma di una difficoltà che... non saprei, è come un musicista che suona Beethoven, cioè musicisti che suonano Beethoven, a meno che non siano della Filarmonica di Berlino, si fanno il segno della croce, perché sai che ti confronti con qualcosa che è così più alto di te, così insuperabile, che quando arrivi a sentire che hai capito qualcosa, stai per cadere dentro un precipizio, perché il giorno dopo c'è una battuta che non ti torna, o capisci delle battute dopo 140 repliche. E allora dici, ma io alla fine posso provare a metterci del mio, ma comunque ci sarà qualcosa che mi sfuggirà. E questa sensazione rappresenta proprio la parte di curiosità che probabilmente mi mancava. Sentivo di non essere abbastanza, forse anche, che è una cosa stupida, ma è una cosa che mi... Capita, soprattutto nell'età più critica. Sì. In più mi ero comunque anche persa una bella fetta di vita, cioè di università, anche di cazzeggio, cioè ero già entrata in una situazione in cui lo spettacolo deve andare, tu devi essere brava, devi performare, mal di gola. Ho iniziato a 18-19 anni e da lì sempre non ti sei più fermata, sì, contemporaneamente studiavi, sì, anche, quindi immagino la vita privata, la vita sociale. Sì. E poi però questa grossa crisi mi ha poi portato a sperimentare, cioè mi ha portato a capire dentro di me che cos'è veramente quello che mi fa volare, cioè come Billy Elliot, che cosa senti mentre balli, alla prima risposta lui davanti alla giuria dice non lo so. E quando l'hai capito, quando pensi che ci sia stato questo scatto che ti ha portato a capire questa motivazione ulteriore, e soprattutto come? Allora, credo che sia avvenuto quando è nato mio figlio. Mio figlio è nato dopo anni e anni e anni di lavoro, ho detto ok, adesso sento che mi posso fermare un secondo. Avevo perso anche quel senso di bulimia attoriale, di non godersi le cose. Cioè, allora si è impegnato in un altro progetto, allora quello cosa fa, tu cosa fai, ha scelto lui, l'invidia che non mi appartiene, ho tantissimi difetti, ma l'invidia non ce l'ho, perciò... in un momento così ho detto ok, metto un attimo in stop le cose e vorrei
provare ad avere un figlio il quale è arrivato subito. Quando è nato lui, tutto il resto, tutte le stronzate, tutte le... proprio via. Ma via, non che le ho nascoste dentro a un cassetto, ci sono proprio polverizzate. Via, via, via. Cioè, sono tornata a capire che il mio lavoro per me è divertimento puro, è gioco. Cioè, in inglese recitare si dice play, to play, e anche giocare. E deve essere questo. Poi sì, quando ho avuto un altro momento di crisi grossa, quando ho interpretato Nina del Gabbiano, che è stato un personaggio che mi ha raschiato dentro, cioè mi ritrovavo la notte a sognare le scene, sono stata in un loop temporale nella preparazione lunghissima, ed è un personaggio che mi ha veramente cambiato qualcosa. E lì ho detto, Dio mio, se io tutte le volte che faccio questo lavoro, perché lo faccio, che ci vado dentro, ecco, metto il cellulare in modalità aereo, tanto per capirci, poi quando lo fai ci vai così a fondo che ho detto qua devo cambiare qualcosa, proviamo comunque a metterci in bilico su qualcosa che non sono capace a fare o che comunque non ho mai affrontato, tipo la televisione, che quindi ho detto ok, da adesso in poi, anche per questioni logistiche di figli, di tournée lunghe, ho detto vorrei provare a fare quello, un po' perché ho pensato che fosse più leggero del teatro, inteso proprio anche a livello cerebrale, di impegno, di studio, no? E quindi questa cosa qua poi mi ha portato fin qui, nel senso che è stato un po' una combo, scelta, un po' di culo, perché nella vita il culo ci vuole, ed è anche arrivato, credo, in un momento del mio sviluppo artigianale, giusto, perché se questo personaggio mi fosse arrivato 5 anni fa non sarei stata capace di comprenderla, avrei fatto quello che fanno tutti gli esseri umani, cioè l'avrei giudicata, l'avrei incasellata, l'avrei tagliata un po' con l'accetta, e invece facendo il Gabbiano, facendo teatro, ho pensato che mio sia, cioè dentro alla recitazione c'è anche un aspetto di responsabilità, ti viene data la possibilità di fare un ruolo, fallo al meglio del meglio, ma fallo tuo, perché è l'unica cosa che conta, cioè difendila, scoprila e mettici qualcosa del tuo punto di vista sul mondo e sugli altri. E con Cecilia, adesso finisco, sto parlando un casino, con Cecilia ho fatto una cosa che secondo me è importante per tutti gli esseri umani e per tutti gli attori, cioè non l'ho giudicata. Benissimo. Ho detto, Come è arrivato proprio il personaggio di Cecilia? Arriviamo proprio alla ciccia, alla questione, perché appunto dopo tanti anni di teatro, ribadiamo, sei approdata alla televisione, sei approdata al cinema, no, il cinema l'avevi già... Sì, avevo fatto qualcosa, insomma. Però insomma sei approdata più recentemente alla serialità, con Petra, con Blanca, con Fedeltà, di cui vedremo tutto a febbraio, e con Doc 2. Come è arrivato il personaggio di Cecilia? È arrivato con un self-tape, poi ho fatto un callback molto molto lungo, molto faticoso, perché eravamo io e le mie competitors tutti insieme, e poi mi hanno confermata, però ti devo dire la verità che quando l'ho letta e quando ho fatto il self-tape, mi sono fatta prestare un camice da mio fratello, i guanti, eccetera, e il fonendo, ho pensato, mi dispiace per le altre che faranno il provino, ma questo ruolo è mio. Mi spiace, raga. Cioè, quindi eri proprio convinta che sarebbe stato tuo il ruolo? Ma guarda, non so se la convinzione fa sì che... Cioè, è una cosa strana, è un po' l'uovo o la gallina. Cioè, non so se tu sei convinto che... Io sono una grande competitiva con me stessa. Cioè, non sono quella classica attrice che dice, che entra ai provini e pensa di meritarsi una cosa più di te. Proprio nella maniera più assoluta. Penso, se hanno scelto me vuol dire che ero giusta, la fisionomia era giusta, anche perché... Insomma, ho una faccia abbastanza particolare. Sì che sono mezza calabrese, mezza napoletana, ma... Comunque sono un po' più inglese come faccia, molto fredda, molto spigolosa, quindi... però l'ho sentita, proprio l'ho capita. Cioè, ho capito... Non avevo bisogno di studiare le battute.
Cioè, l'ho studiato La ovviamente, senti ma. anche un po' tua, perché sicuramente siete molto differenti, tu si evince che sei molto solare, molto logorroica, appunto, però è una cosa molto positiva. Lei è più algida, più utilizza proprio quelle frasi a effetto che Sì. si fanno tagliare, però c'è molto del tuo, secondo me, anche in Sicilia, quando l'hai letta, per sentirtela parte di te, no? Sì, ho sentito che c'era un mondo dietro, è come se dietro a tutto quello, dietro al suo parlare si nascondesse sempre un altro pensiero, cioè come se pensasse, parlasse in maniera distinta. È come se avesse un bagaglio sotto di qualcosa, un cappotto pesante che si porta dietro. Ti sei trasformata anche esteticamente per diventare Cecilia, oppure bene o male? No, ci hanno messo 4-5 giorni per capire il look. Io in realtà ho i capelli riccioli, proprio boccoli, e prima mi hanno fatto un po' una mezza fonata, poi alla fine siamo arrivati alla frangia, mi Liscia. mettono, ho una frangia posticcia che ovviamente non ho adesso, ma e poi i capelli sono un po' più. Però adesso penso che me li terrò per un po' così. No, devo dire che stai molto molto bene, Grazie. stai veramente molto bene e soprattutto ricordiamo anche a tutti quelli che ci stanno seguendo che lei ha esattamente il look di Cecilia perché Doc 2 l'avete finito di girare praticamente 3 settimane fa, cioè nel senso Sì, le ultime scene le avete girate proprio a ridosso della messa in onda, proprio come succede nella vita. guarda, settimana scorsa, venerdì, dopo la prima, cioè settimana scorsa, quindi sì, venerdì, hanno girato degli ultimi primi piani, perché l'attore che doveva interpretare questo ruolo del protagonista dell'episodio aveva il Covid e l'hanno girato venerdì. E una delle scene che c'è nel primo episodio, nel quale il marito della malata mi chiede di mettere la fotografia, il disegno delle bambine, l'ho girato il 23 di Ah, dicembre. vedi? Perfetto. Quindi proprio il giorno prima di Natale, Sì, pazzesco. Senti un po', dimmi. cosa pensi cambierà nel tuo percorso artistico e professionale da questa esplosione? Perché diciamola, questa è proprio un'esplosione anche a livello mediatico, a livello di popolarità, cioè tu hai fatto anni di teatro, eri molto conosciuta nel settore teatrale, però al grande pubblico sei un volto fresco, diciamo, un volto Certo. nuovo. Come pensi che cambierà? Sta già iniziando a cambiare? Ti stanno già riconoscendo per strada? Ti stanno già additando come la stronza? Oppure ancora... No, ma per adesso ho ricevuto cioè una persona per la strada mi ha chiesto di fare una foto ed è stata molto carina. Non so cosa cambierà, francamente. Non ci Non pensi, è. signora. No, non ci penso. Cioè, sembra veramente una paraculata e non lo è, te lo giuro proprio dal cuore. Cioè, per me, io so, mi sento più vicina agli esecutori, ai musicisti. Cioè, a me piace suonare tanto. Mi arriva un copione, la prima cosa che faccio è modalità aereo e studio perché mi piace capire che cosa si nasconde dietro ai dialoghi, le cose che non vengono dette, raccontare quelle piccole sottigliezze che magari ci sballo solo io, ma è tipo quando gli uomini fanno fantacalcio, cioè dici, oddio, 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 oddio. Perciò non sono abituata a pensare che una cosa fatta, un lavoro fatto, abbia un effetto rebonding, capito? Un Cioè non effetto pensi al boomerang. dopo, pensi al durante. No, Quindi penso al durante, al mio lavoro, a quello che ho fatto, alle giornate. Essere a dare il meglio del meglio, divertirmi, stare con gli altri, stare bene. Tutto quello che arriverà nel futuro è inatteso, sarà sorprendente, però non è una cosa alla quale sono ricerca. legata. No, no, nel senso no, se no probabilmente mi sarei trasferita a Roma 10 anni fa e avrei mollato il teatro. No, era più importante per me veramente mettermi in bilico su un mezzo che conoscevo meno e sul quale in realtà non c'è così tanta differenza, cioè se un attore sa recitare come un pittore che sa dipingere, magari la tecnica d'olio è la tua, allora passi all'acquarello in una fase di vita diversa. Io mi sento di essere passata sì, all'acquarello piuttosto che al dipinto ad olio. Però questo sicuramente mi darà la possibilità, spero, di poter accedere a dei progetti interessanti e più grossi, questo è quello che vorrei, non vorrei, cioè vorrei che non finisse qui. C'ho l'equipaggiamento da Non sono campeggiatore e neanche adesso va. un'ora, ma non credo proprio. No, va.
partire. Voglio iniziare nuove avventure, ecco. Sono un po' come Frodo che è uscito dalla contea, capito? Tutto contento, dice adesso vado a farmi la mia bella avventura. Sono un po' così. un po' incosciente. Guarda, questa secondo me è anche la forza di Doc e soprattutto la forza della nuova serialità italiana, cioè quella di trovare, cioè di iniziare a capire che i personaggi e gli attori devono essere volti freschi, volti nuovi, volti che, cioè, perché un problema un po' dell'Italia è quella che una volta che diventi popolare, generalmente sei in tutte le produzioni, sei in tutte le fiction, in tutti i film, e questo è un retaggio che ci siamo portati per più di 10 anni, diciamo, dagli inizi del 2000 fino ad oggi, c'era la stessa attrice che faceva tutte le fiction. In alcuni casi c'è ancora, però insomma il bello di Doc è proprio che è svincolato da questa cosa, porta degli attori bravissimi, li rende giustamente famosi perché se lo meritano, e soprattutto, come dici tu, la fama è una conseguenza. L'attore non deve mirare al successo, deve essere uno strumento per poter fare il proprio lavoro sempre al meglio. Sì, poi sai, è anche una questione di scelta. Onestamente ci sono persone che vogliono diventare famose e è ingiudicabile, voglio dire. Se vuoi diventare famoso, diventare, essere ricco, fai un certo tipo di percorso. Non è quello che era nelle mie corde, nel senso, certo, diventare ricca mi piacerebbe tantissimo, però, come dire... anche così, diciamo. No, nel senso che... È proprio una questione di, non lo so, di occasioni, di come sei tu. Io c'ho una bella famiglia, degli amici, Genova è stupenda, sono una persona solida, non so come dire, sono una persona equilibrata. Non hai intenzione di trasferirti, magari sì, però per dirti, non ho un ego claudicante che ha bisogno del successo per stare bene, no. Mi va bene, cioè vado bene così come sono, con le mie passioni, faccio crossfit, vado a camminare, mi arrampico, cioè non... e poi quello che succederà, succederà, ecco. Anche questo mi interessa, il percorso atletico comunque non l'hai abbandonato, perché tu appunto hai fatto scherma a livello agonistico fino ai 14 anni, poi c'è stato questo problemino di salute che ti ha un po' bloccato. Volevo sapere appunto come era nata la scherma, perché questa pure è una cosa che mi interessa, se qualcuno ti aveva spinto, sempre la classica madre che magari oltre alla recitazione ti ha portato anche a fare scherma, oppure è una cosa che è nata dal profondo del tuo cuore. Come è nata la scherma? Mio padre tirava di scherma, mio padre tirava di scherma, non era un grande sportivissimo, poi col lavoro che faceva non se lo poteva permettere di avere tempo libero, però tirava di scherma. Io ho iniziato come tutte le bambine con boccoli, caridissima, ma una peste, cioè proprio un demonio, ero una sì, e a fare danza classica, ma ci sono le foto in cui tutte le bambine guardano a sinistra, io guardo a destra, magari grattandomi una chiappa. Quindi mia madre dopo un po'... La schiaccio, diciamo. La maestra le ha detto, guarda Laura, è inutile che tu spenda dei soldi sulla danza, perché lei non è il suo. Io poi sono cresciuta tra maschi, sempre la più piccola, quindi tipo Mowgli. Allora ho iniziato a tirare di scherma e con gente più grande di me, anche uno dei miei più cari amici che era mancino, quindi insomma serviva anche quello. E poi è nata così, ed era uno sport che mi piaceva da morire. Poi adesso, dopo un po' di problemi di salute, oltre a quello dell'anche, insomma, passato degli anni un po' difficili, ho iniziato a correre, adesso faccio crossfit, che è stupendo, mi piace tantissimo, e ho scoperto anche l'arrampicata, che è stupenda. Stupendo. Infatti a Roma settimana scorsa sono venuta a trovarmi mio marito e mio figlio e siamo andati ad arrampicarci in questa parete che è la più alta d'Italia, che sono quasi 15 metri, che è proprio a Roma. Wow, vedi, questa cosa non la sapevo. Io soffro un po' di vertigini, quindi non ti chiedo. Ma aiuta. Okay. Perché in realtà la vertigine, voglia di buttarsi. Ah, vedi, questo non lo sapevo. Vedi. Sì, allora, in che zona si trova questo centro con l'arrampicata più alta d'Italia? Guarda, sai che non me lo ricordo. Vabbè, a Roma. Comunque cercalo. Sì. Googlare Roma e si troverà. Sì. Qualche sogno ancora nel cassetto da realizzare per il futuro? Bah, tanti. Guarda, il sogno più grande è quello di non perdere tempo. Il sogno più grande in realtà non ha a che fare con un dato oggettivo per me. Al momento è quello di cercare di godermi tutti i giorni, che è una missione buddista, e di essere...
insomma, di questo vivere il quotidiano senza ansie, non essere troppo focalizzati sul futuro, nemmeno sul passato, ma di stare sul momento. E questo è un sogno, cioè è la ricerca di qualcosa. E sogno è di non smettere mai di appassionarsi alle cose, qualsiasi cosa, di non impigrirsi. Vorrei fare un corso di cucina vegana, ma perché non ci vai? Cosa aspetti? Quindi sei vegana? Cioè, no, non mangio carne, però mangio pesce. Ma se posso, sì, cerco di mangiare meno. È l'inizio, diciamo, È questa cosa. l'inizio, Inizia con la sì. carne, poi esatto. Poi secondo me Elisa Di Osanio ti ha anche un po' condizionato. Ovvio! Ma certo, perché poi sono andata dalla sua nutrizionista, quindi sì, ci siamo contagiati a vicenda. Poi No, no. diciamo, continuerà a farti vedere video e vedrai che ti trasformerà. Sì. Detto questo, in conclusione, l'ultima domanda che faccio a tutti i miei ospiti è lanciare un messaggio nella bottiglia a tutti quelli che vedranno questa puntata di Granelli La Serie, che ricordo resterà per sempre sul canale YouTube di Granelli La Serie. Quindi iscrivetevi se non siete ancora iscritti al canale YouTube. Alice, iscriviti al canale YouTube Sì, di subito. Granelli La Serie. Esatto. Allora, lanciami un messaggio nella bottiglia, ti lascio campo visivo totale. Qualcosa che vuoi comunicare a tutti quelli che vedranno questa puntata di Granelli? Allora, quello che vorrei dire a tutti quanti è fa parte del mio sogno, cioè cercare di svegliarsi al mattino con la voglia di essere felici, che la felicità è una scelta consapevole. Che la felicità non deve dipendere da quello che ci arriva, da quello che avverrà domani, ma dipende da noi. E questo è una cosa, è un punto sul quale io sto lavorando tanto nella mia vita ed è un po' pesante come tema, però vorrei che arrivasse a tutti quanti. La domanda è questa. Direi che è un ottimo punto di partenza e un ottimo Sì. suggerimento per tutto il pubblico di Granelli La Serie. Allora, io ti ringrazio ancora Grazie a profondamente. te. È inutile che dico alle persone di guardare Doc perché tanto lo guardano a Lo guardano. prescindere. Esatto. E io non ti perderò di vista perché poi voglio approfondire anche il personaggio di Cecilia, quindi magari Sì, se sei sono qua. disponibile in futuro anche per delle domande dirette del pubblico anche sul personaggio di Cecilia, ti contatto sicuramente. Mi Grazie di piacerebbe cuore tanto. Grazie a voi. e Buona buona giornata. giornata. Buona giornata a Ciao tutti. Pierluigi, Ciao. grazie.